Una cosa che notiamo noi è che molte poche persone hanno chiaro che cosa vogliono fare da grandi, tra virgolette. Cioè, cosa vogliono del proprio futuro. Dal tuo punto di vista, cioè noti anche tu questa magari indecisione, che noi la vediamo associata agli investimenti, tu lo vedrai associato magari a, ad altri aspetti della vita personale o professionale. Lo noti e se sì. Sì, come mai e che idea ti sei fatto su questo allora, fenomeno? Ho due idee un po' a questo proposito. La prima è quella che c'è un'idea diffusa per cui pianificare tolga, dunque, cioè pianificare toglie un po' il romanticismo della vita. Sì. C'è un po' questa idea qui, no? Ma perché pianificare? Devi vivere nel giorno dopo giorno, no? Cioè, poi pianificare per cosa? Che poi magari succede il coronavirus e te... Questo è un classico, ma tanto potresti morire domani, è la classica frase. Che cosa pianifichi a fare? Che tanto poi... Quindi c'è prima questa idea, vabbè, che chiaramente è folle. Dal mio punto di vista, io poi sai, sono anche un pianificatore probabilmente un po' patologico da un certo punto di vista, però l'idea è che se tu lasci al caso le cose... È difficile che poi possano dare il meglio di loro stesse, no? Certo. Cioè, se tu hai un seme e vuoi trasformarlo in una bellissima pianta, forse è il caso che lo metti nel terreno più adeguato a quel tipo di seme, gli dai la giusta quantità d'acqua che quel seme richiede, no? Cioè, se metti una bougainville nel deserto, se lo so, è il caso, magari un giorno farà. No, non avrà tutta questa escursione termica e questo caldo e questa siccità, magari un giorno nel deserto, ma magari invece no. E quindi c'è un tema probabilistico per cui se tu vuoi far emergere al meglio il tuo potenziale e vivere più felice possibile, che poi felicità è una parola un po' strana, però diciamo più sereno, una vita più significativa e pagante, guarda, c'è questa roba qui che tu devi contrastare, no? L'entropia, la tendenza dell'universo a creare disordine. E nel tempo, se tu non ti prendi cura tu della tua vita, non se lo prendono gli altri. Questo certo. è una notizia. Ecco, e quindi bisogna pianificare pur sapendo che poi magari i piani che tu fai saltano per aria. Però noi non pianifichiamo, almeno questo è il mio punto di vista, noi non dobbiamo pianificare perché vogliamo raggiungere per forza quegli obiettivi. Noi pianifichiamo perché avere chiara quella che è la visione finale e spendere il nostro day by day, giorno dopo giorno, per cercare di realizzarla, già questo rende la vita degna di essere vissuta. A prescindere che poi tu quella roba lì riesci a farla o non farla, se è una bella visione che ti accende, già questo futuro per il quale tu lavori ora attribuisce un senso e un significato al tuo oggi. E questo, secondo me, è il vero punto a favore della pianificazione. Quindi una prima idea è questa, che impedisce alle persone, no? A proiettarsi nel futuro, a pianificare e a fare le cose per bene, diciamo. E poi, Sì. e poi c'è anche il tema che, insomma, ci hanno un po' insegnato, culturalmente parlando, a non coltivare più i nostri sogni, no? Che se tu hai dei grandi sogni, dei grandi obiettivi, sei un ingenuo, sei un sognatore, sei un po' uno sciocco. E questo è un grande Dici che problema. è un fenomeno generazionale, cioè hai detto ci hanno insegnato, che ti Culturalmente riferisci parlando. al contesto sociale? Sì, cioè se tu, cioè finché sei un bambino i sogni te li lasciano, no? Dopo un po' ti insegnano a non coltivarli più, a essere anche un po' troppo pragmatico, un po' troppo concreto, però che è giusto, no? Essere anche concreti, pragmatici, è giusto pianificare, appunto, lo faccio anche io un sacco, avere obiettivi smart, eccetera, però non deve essere tutto qua, cioè ci vogliono anche dei grandi sogni che ti fanno vedere il domani con entusiasmo, accendendoti, cioè il motivo per cui le persone non riescono a realizzare i loro sogni è che le persone non hanno più sogni, no? E senza la spinta Questo del sogno. questo è un punto interessante. Perché? Com'è possibile? Perché Perché ti abbiamo già dicono tutto? che Perché abbiamo già tutto. non abbiamo fame come i nostri genitori? Ma io credo che sia proprio un tema anche di cinismo un po' che c'è oggigiorno, ma te cosa stai lì a sognare in grande? Ma cioè, pensa a sopravvivere, cioè c'è un po' questo mindset orientato alla sopravvivenza che viene promosso un po' dalla crisi in generale, un po' probabilmente anche dalle famiglie, dai genitori, dalla scuola, cioè non volare troppo alto, è la storia di Icaro, che se voli troppo alto poi giustamente cioè, ti bruci le ali di Chiaro. cera.
Però Icaro diceva anche che non devi volare neanche troppo in basso, il padre diceva al figlio, perché se stai troppo in basso c'è l'umidità dell'acqua del mare che comunque ti appesantisce le ali, sì, e ti fa crollare, no? Quindi abbiamo perso un po' anche il coraggio di essere ambiziosi da questo punto di vista, e l'ambizione è una benzina importante nel processo della programmazione, secondo me.